Brahmacharya significa condotta divina, conservazione e trasformazione delle forze vitali, anche controllo cosciente e uso corretto delle forze vitali. Brahmacharya è una delle virtù da coltivare. Nello Yoga Sutra di Patanjali 2.30, Brahmacharya, cioè controllo cosciente e uso corretto delle forze vitali, è sul sentiero del Raja Yoga, il quarto delle cinque discipline morali esterne, Yama, che dovrebbero essere coltivate e realizzate per astenersi da comportamenti dannosi. Brahmacharya è una legge universale. La loro applicazione non è limitata dal tempo o dalle condizioni culturali. Yoga Sutra di Patanjali 2.31. Roy Eugene Davis scrive nel suo commento a questo sutra: la necessità di coltivare e attualizzare questi atteggiamenti e comportamenti non è limitata all'epoca in cui viviamo o alle condizioni culturali, perché rappresentano il modo ideale e responsabile di vivere per tutti. La via del Brahmacharya. Per indebolire e neutralizzare le inclinazioni dannose, dovresti sostituirle con azioni costruttive. Yoga Sutra di Patanjali 2.33. Roy Eugene Davis scrive nel suo commento a questo sutra: il modo più semplice per controllare e superare le influenze delle inclinazioni subconsce dannose è coltivare sentimenti di felicità e fiducia in se stessi e compiere intenzionalmente azioni costruttive. Un atteggiamento mentale ottimista ci consente di essere ricettivi a sperimentare risultati ideali per tutte le situazioni. La felicità e la fiducia in se stessi chiariscono la consapevolezza, migliorano le capacità mentali e i poteri di percezione, consentono di utilizzare le abilità funzionali in modo più efficace e rafforzano il sistema immunitario del corpo. Brahmacharya nella vita. Nello Yoga Sutra di Patanjali 2.38 si afferma: quando tutti i pensieri e le azioni sono pienamente conformi alla propria aspirazione a realizzare il sé, si acquisisce forza fisica, mentale e spirituale. Nel suo commento Roy Eugene Davis osserva quanto segue. Brahmacharya, la parola sanscrita usata nel testo originale, è condotta divina, raccomandata a chi aspira all'autorealizzazione. Quando i poteri mentali e le forze vitali vengono conservati anziché sprecati, le energie grossolane vengono trasmutate in essenze sottili, che rafforzano il sistema immunitario del corpo, raffinano il cervello, ravvivano il sistema nervoso, rallentano i processi di invecchiamento biologico e migliorano notevolmente i poteri di percezione, intelligenza, volontà e concentrazione. Preoccupazione, stress, azioni senza scopo, comportamenti compulsivi, confusione mentale,
conflitti emotivi, eccesso di cibo, digiuno eccessivo, comportamenti di dipendenza, discorsi eccessivi, mancanza di sonno, cattive abitudini di salute e condizioni ambientali tossiche drenano le forze vitali del corpo. Usa questa tecnica di immaginazione creativa per coltivare e realizzare gli atteggiamenti e i comportamenti di Brahmacharya. Sapendo che sei un essere spirituale superiore alla tua mente e alle circostanze mondane, procedi come segue. Medita all'inizio da solo, in un luogo tranquillo. Siediti su una sedia, chiudi gli occhi e rilassati. Inspira ed espira 3 volte profondamente. Concentrati nell'area tra le sopracciglia e osserva il tuo respiro. Non cercare di controllarlo, osserva semplicemente il tuo respiro. Aria fresca durante l'inspirazione, aria calda durante l'espirazione. Se vuoi, puoi usare un mantra. Quando la tua mente è calma e la tua consapevolezza è chiara, immagina vividamente di essere Brahmacharya, di essere la condotta divina, di essere un buon esempio nell'uso corretto del controllo cosciente nella conservazione e trasformazione delle forze vitali. Ricorda lo Yoga Sutra di Patanjali su Brahmacharya. Quando tutti i pensieri e le azioni sono pienamente conformi alla propria aspirazione a realizzare il sé, si acquisisce forza fisica, mentale e spirituale. Quando tutti i pensieri e le azioni sono pienamente conformi alla propria aspirazione a realizzare il sé, si acquisisce forza fisica, mentale e spirituale. Vedi chiaramente te stesso come questa persona che è pienamente stabilita in Brahmacharya, nella condotta divina, e sentilo al livello più profondo del tuo essere. Immagina di essere questa persona e provare quello che sente, come pensa, come parla e come agisce. Il sentimento che provi dovrebbe essere di accettazione e gratitudine piuttosto che una emozione.
Riposa per un po' in quella consapevolezza e sensazione di realizzazione di Brahmacharya. Mantieni la tua chiara consapevolezza e il sentimento di realizzazione di Brahmacharya dopo la tua sessione di pratica.